Nello studio dell'avvocato Maria Laura Turco, radicale, parliamo oggi di una delle visite che alla fine dello scorso anno, possiamo dire il 25 dicembre, ha coinvolto il Partito Radicale. Sono le visite nelle carceri, diciamo quasi un rituale, un rito radicale che nelle feste più importanti si consuma ogni anno. E con Maria Laura Turco parliamo oggi di una visita che lei ha, poi ci dirà anche in compagnia di chi, ha svolto nel carcere di Regina Coeli, il carcere romano, il 25 dicembre, quindi il giorno di Natale. È un carcere insomma importante, romano, spesso molto affollato. Quali sono state le prime impressioni che hai avuto entrando in questo penitenziario? Allora sì, il carcere in sovraffollamento rispetto alla visita dell'anno precedente, diciamo che è stato positivo il fatto di vedere che molti reparti erano stati ristrutturati, dei corridoi erano stati riverniciati e soprattutto i bagni delle celle di detenzione erano stati ripuliti, perché nella visita dello scorso anno avevamo potuto constatare che i soffitti dei bagni erano completamente ammalorati e presenza estesa di muffe. E tutto questo, insomma, perlomeno nelle celle che abbiamo visto, non c'era più. E poi, diciamo, resta il problema del freddo, del riscaldamento, e abbiamo attraversato un lungo corridoio che mi pare che chiamino Siberia o qualcosa del genere, gli stessi agenti di polizia penitenziaria, perché si muore dal freddo. Nella visita ero con Rita Bernardini, con Don Vincenzo Russo, che è il cappellano del carcere di Sollicciano. C'era con noi Ilaria Cucchi, che è stata a visitare anche il reparto dell'infermeria dove è stato suo fratello. E poi altri compagni radicali, Filiberto Vanti e altri, che ho fatto varie visite adesso. Sì, poi ne parleremo, è stato diciamo un fine anno, inizio anno abbastanza denso. E quindi, vabbè, rispetto allo scorso anno, riguardo almeno al primo impatto strutturale sulla struttura in sé. La Paola Di Folco anche c'era con noi. Sì. Un piccolo miglioramento lo possiamo registrare. Isio Maureddu. Perfetto. Senti, questo è un carcere dove ci sono ovviamente... Alessandra in Palazzo. Bene. E in che regime di detenzione stanno i detenuti? Sono liberi, perlomeno insomma la maggior parte del tempo sono liberi e nella rispettiva sezione. E questo qui anche perché per ovviare al problema del sovraffollamento nelle celle. E quindi c'è un sovraffollamento anche adesso? Sì. E adesso non ho qui la scheda, però sì, indubbiamente c'è il sovraffollamento. E quindi appunto la socialità è garantita dal fatto di farli stare liberi nelle sezioni, le persone detenute. Ci sono anche dei detenuti extracomunitari? Sì, ovviamente sì, di varie nazioni. Adesso non ricordo nello specifico Regina Coeli, ma di solito la maggior parte delle persone detenute appartengono a Romania o Nord Africa. Romania penso che siano comunitari. Sì, no, delle persone straniere. Ah, stranieri, ho capito, sì. Ok. Sì. E c'è poi il problema dei mediatori culturali. Infatti, anche questo volevo appunto chiederti. No, insomma, quello poi si. Ecco, infatti, è importante anche capire, oltre alla mediazione culturale, insomma, se ci sono delle attività di recupero in sé, insomma, il capirsi è una prima cosa, allora, sì. Ovviamente. Diciamo che le attività di volontariato sono tante all'interno del carcere di Regina Coeli, c'è il servizio delle biblioteche di Roma che fornisce i libri, poi ci sono delle attività teatrali, insomma, essendo Roma e quindi, insomma, diciamo i volontari, le organizzazioni e di volontariato ce ne sono tantissime, e realtà diverse invece in carcere di provincia oppure sì, adesso poi ne parleremo anche degli altri. La questione sanitaria, com'è? Ne abbiamo parlato nell'altra intervista di problemi, una sanità carceraria abbastanza importante, parlavamo del carcere di Terni. Ecco, qui a Regina Coeli com'è? Allora, Regina Coeli avevo visitato lo scorso anno e le due sale operatorie, perché ci sono queste due sale chirurgiche, diciamo,
e i detenuti vengono da tutta Italia e vengono trasferiti momentaneamente presso Regina Coeli proprio per fare questi interventi chirurgici che sono programmati. E questa volta non abbiamo visto, perché abbiamo visto altri reparti, abbiamo visto i giunti e abbiamo visitato l'infermeria proprio perché con noi c'era Ilaria Cucchi e quindi insomma, abbiamo visitato l'infermeria ma non le sale operatorie. E le sale operatorie erano nuovissime e lo scorso anno abbiamo visto che una delle due però non era mai entrata in effettiva funzione nonostante i macchinari costosi e che erano stati installati perché non c'erano i medici. Infatti chiedevo, teoricamente ci dovrebbe essere il personale medico anche. E questa volta non abbiamo approfondito questa questione, quindi non lo so. Senti, e hai avuto occasione di fermarti a parlare con qualcuno, qualche detenuto? Sì, diciamo ciascuno di noi si è fermato con diverse persone, io mi sono fermata con più persone, in particolare mi viene in mente un ragazzo che aveva 24 anni circa e che era stato portato lì da 2 o 3 giorni e nel reparto dei giunti dove c'era anche Marra e altri. E allora lui era stato, questo ragazzo era stato portato lì da pochi giorni e era incensurato in un'altra cella, c'era il fratello. Allora lui è stato portato lì perché ha rubato lui e il fratello hanno rubato 2 bottiglie di vino. E non credo insomma che ci possa essere carcere, quindi presumo che ci sia stato qualcosa d'altro e dal racconto del ragazzo e da quello che ho potuto capire e soprattutto presupporre e il fratello era ubriaco, mi ha riferito lui, il fratello più grande era ubriaco e ha rubato queste 2 bottiglie di vino ma dal vinaio sotto casa che quindi riconosce bene, no? Lui dice, ma io ho detto che l'avrei pagato, siccome questo signore che vendeva il vino è uno di quei generi di negozi che vendono un po' tutto, no? Cibo, vino. E siccome questo signore era del Bangladesh, lui non ha capito che io ho detto che l'avrei pagato e quindi poi ci ha denunciato, è arrivata la polizia, è salita su a casa proprio perché il signore del negozio li conosceva e conosceva il loro indirizzo. E li hanno arrestati e portati in carcere entrambi. Allora, dal racconto, io immagino che però lui non ha detto che è successo questo, lui ha detto che ha semplicemente detto che avrebbero pagato e che il fratello era ubriaco. Io immagino che il fratello abbia anche dato, non so, un pugno o qualcosa, perché se no non credo insomma che si possa finire in prigione per aver rubato 2 bottiglie di vino. E diciamo che io poi, tornata a casa, ho cercato su Facebook col nome di questo ragazzo e ho cercato anche il fratello. Perché poi a lui avevo chiesto, dico, mamma mia, certo, tutti e due così, perché era subito prima di Natale, no? Che sono stati portati in carcere. Dico, certo, adesso i vostri genitori. E lui mi ha detto, ma mia madre se n'è andata già tanti anni fa. Dice, c'è solo mio padre. E allora ho cercato sulla bacheca dei due fratelli e su quella del fratello più grande, quello che io non ho visto, ho trovato dei post molto toccanti perché questo ragazzo scriveva, lo sai che ti aspettiamo sempre, mamma torna a Natale, e poi altri post più sotto scritti a novembre, insomma nel periodo precedente, sempre queste cose verso la madre. Anche altre cose, però insomma c'erano sempre dei post di richiesta di presenza della madre e poi c'era un post dove diceva io non mi sento adatto a questo mondo e insomma un po' di cose così e niente, quindi insomma penso che 2 ragazzi incensurati e finire in carcere, insomma un po', ecco, una situazione un po' triste, poi sotto Natale, no? E allora poi la mattina dopo, siccome io sono una podista, sono andata al giorno di Santo Stefano correndo a vedere questo negozio perché al ragazzo avevo pure detto, ma sai, può darsi che però c'è stato qualcosa, che qualcuno si sia fatto male, questo signore di Bangladesh. Ma erano già stati condannati questi ragazzi? No, erano appena stati arrestati. Ok. E niente, quindi sono andata in questa strada, sono andata a vedere questo negozietto e era aperto questo signore
e ho guardato così un po' da fuori per vedere se stava bene, se stava male, però io non so se è quello che ci stava i 2 giorni prima quando eventualmente il fratello di questo ragazzo l'ha colpito. E lui è uscito fuori, cioè, teneva la bambina per mano, un po' impaurita, diciamo, mi guardava tutta così, poi ero tutta sudata, vestita da corsa. E quindi vedeva che guardavo, è uscito lui a chiedere che cosa cercavo e io ho detto no, stavo cercando un negozio di vini, un'enoteca su questa strada, ma non c'è, dice no, qui lo vendo solo io il vino. Dico, ah, vabbè, no, allora non sarà questa strada, grazie, insomma così. Però ho visto che parlava, che insomma non era ferito, non c'aveva niente, ma ripeto, bisogna vedere sempre se è lui che stava nel negozio nei 2 giorni prima, però insomma non mi sembra che avesse danni alla salute. E niente, questa storia qui, Questa è un po' un'esperienza natalizia vera e propria. E insomma, niente di. Sì, poveracci, sì. immagino chissà quante altre storie ci saranno che non avete potuto in qualche modo No, ce ne conoscere. abbiamo, sì, ne abbiamo visti tanti, ma insomma adesso questa qui perché era più particolare, insomma. Ho capito, quindi insomma siete usciti, almeno tu sei uscita un po' con l'animo un po' carico di questa storia, immagino. Invece, per quanto riguarda le altre visite che hai fatto, oppure se vuoi continuare a dire qualche altra cosa sul carcere di Regina Coeli, per carità, No, ecco, no, no. sei stata poi il 2 gennaio a Siracusa. Siracusa, sì. Ecco, lì che situazione hai trovato? Allora, Carcere Siracusa è una struttura abbastanza nuova, però si trova fuori Siracusa, a circa Bene, lo 15 km, diciamo in compagnia di località Donatella Corleo, che con Donatella salutiamo. Corleo, sì. E lei è molto esperta poi perché si era appena fatta Poggio Reale, insomma un'esperienza È una ampia, grande Donatella Donatella, Corleo. sì. E niente, quindi diciamo si trova fuori di Siracusa perché il carcere di Siracusa è stato chiuso perché nel 1990 c'è stato il terremoto, altrimenti stava proprio in Ortigia, in una bellissima zona, invece questo qui è un po' distante. E quindi località Cavadonna è una struttura nuova perché mi sembra che sia entrato in funzione nel 1997 e ci ha accolto la direttrice e il comandante e ci ha accompagnato per la visita almeno fino a un certo punto, poi si è stufata perché noi ce li facevamo tutti questi detenuti, non ne saltavamo uno, quindi si è stufata e è ritornata nel suo ufficio. E diciamo che lì è un carcere di alta sicurezza e ci sono un po', cioè la presenza di tutte le consorterie mafiose, cioè c'è mafia, ci sono detenuti per mafia, per camorra, per 'ndrangheta e Sacra Corona Unita anche. E molti sono proprio dei capo clan, quindi è diciamo un po' anche per il personale è un po' difficoltoso da gestire. Nel senso che, ecco, per esempio, loro sono tutti chiusi e vengono aperti soltanto 2 ore mattino e 2 ore la sera, e come cioè, l'ordinamento penitenziario prevede che possa anche farsi così, e c'è sovraffollamento carcerario sicuramente, e perlomeno nella parte vecchia, perché c'è una parte vecchia e una parte restaurata. La parte vecchia fa freddissimo, il riscaldamento è sempre spento. E la direttrice e anche il comandante, a cui la direttrice ha chiesto conferma, e lui ha annuito, e sostiene che il riscaldamento è acceso per 8 ore al giorno come per legge. Tutti i detenuti hanno detto che non è mai acceso e che è stato acceso il 23 dicembre per 2 ore, il 25 dicembre per 2 ore, e guarda caso è stato acceso in occasione della nostra visita. Io adesso non lo so perché ovviamente ci stavo durante la visita. Però tutti quanti hanno sostenuto questa cosa. Diverso invece nella parte nuova, lì nessuno ha lamentato il fatto del riscaldamento, tutti quanti hanno detto che è acceso insomma, in modo sufficiente. L'acqua calda, la stessa cosa. Nella parte vecchia, i detenuti hanno lamentato che l'acqua calda c'è soltanto per 1 ora al giorno, siccome loro sono 3 in una cella e lo spazio è evidente che Quei non famosi c'è, 3 metri quadri. no, non ci sono. E poi io non ho visto i bagni perché erano chiusi, no? Erano dentro le celle, quindi io non sono potuta entrare. Avrei pure potuto chiedere, avremmo potuto chiedere, ma insomma tanto era talmente evidente che non c'erano. Diciamo non ci sono, perché appunto il letto va compreso in questo spazio
di abitabilità, e il fatto della mancanza dell'acqua calda è un problema grave, perché se loro sono tre in cella e l'acqua calda c'è soltanto per un'ora, non si fa in tempo, oppure devi lavarti velocemente. E nella parte nuova il problema dell'acqua calda pure non c'era, non era questo il problema. Nella parte nuova hanno lamentato il problema del televisore per il terzo letto, cioè la stanza è disposta in questo modo, cioè qui verso la finestra un letto, e sempre sulla parete della finestra l'altro letto, e proprio come si entra, dove c'è la grata, il terzo letto, il televisore, e quindi è fatto ad L rovesciata. Il televisore è posto nell'angolo dell'L rovesciata, per cui i due che hanno il letto sulla parete della finestra possono vederlo, il terzo non può vederlo, e neanche è possibile spostare il letto perché è avvitato al pavimento e non si può spostare, quindi il terzo deve vedere il televisore seduto o non vederlo. E appunto in cella stanno tutto il giorno, escluse 2 ore la mattina, 2 ore la sera, e molti hanno lamentato il fatto che c'è solo un telefono, e questo telefono è insufficiente, si telefona soltanto un giorno, mi pare a settimana, e uno o due giorni, adesso non ricordo, un giorno mi pare, e però non basta, perché appunto le richieste sono tante, e quindi non riesco. Non viene data la possibilità di utilizzare un telefonino? E poi secondo il regolamento le telefonate possono essere massimo 10 minuti, e è prevista una settimana. Noi i detenuti dicono che nel regolamento c'è scritto 2 telefonate, e loro sostengono che se si telefona all'avvocato gli viene conteggiata come telefonata le possibilità che ha. Ho rappresentato questa esigenza alla direttrice dicendo che appunto le telefonate all'avvocato si possono sempre fare, non possono essere conteggiate nelle telefonate verso i familiari. Però lei mi ha risposto che hanno sempre fatto così. Ho controllato il regolamento dell'ordinamento penitenziario, e effettivamente all'articolo 39 delle disposizioni di attuazione è scritto che le telefonate sono una a settimana, per cui massimo 10 minuti. E un'altra cosa che hanno lamentato, siccome appunto dicevo ci sono persone detenute per fatti di Sacra Corona Unita eccetera, che per camorra, che quindi sono residenti fuori, i loro familiari sono residenti fuori dalla regione, e dice ogni volta che vengono la visita può essere al massimo di 2 ore, quindi insomma loro... Ecco, le visite per i familiari come si svolgono? Allora diciamo che il regolamento, le disposizioni di attuazione dell'ordinamento penitenziario all'articolo 37 dispongono che le visite possono essere di 1 ora, al massimo di 2 ore se sono residenti fuori regione, quindi anche quello non si può dire niente. Allora si svolgono in un posto chiuso, e i detenuti infatti lamentavano questa cosa, che loro vorrebbero che fossero svolte all'aperto, soprattutto per quando vengono i bambini. Però gli spazi all'aperto sono poco utilizzati, c'è anche un campetto di calcio ma non viene mai utilizzato, perché il comandante ci ha detto che non c'è la sorveglianza, o il comandante oppure un agente di polizia penitenziaria, adesso non ricordo, insomma ci hanno detto che non ci sono agenti a disposizione per il controllo, insomma. E tra le varie persone che abbiamo rilevato anche una infiltrazione in una cella, abbiamo riferito alla direttrice che ha detto insomma che non le risultavano, ha detto vabbè controlli un attimo, insomma. E poi non prende radio radicale, perché lì non è una zona che non prende, quindi quasi nessuno ascoltava la trasmissione radio carcere. Cioè, persone che provenivano da altri istituti invece ci hanno riferito di aver aderito al digiuno, quello di novembre, insomma, del Partito Radicale. E abbiamo parlato con tante persone, in particolare mi ha colpito la denuncia che ha fatto un ragazzo di 28 anni, e ho poi visto che era recluso perché il genitore è un capoclan che pare che dal carcere ordinasse delle uccisioni al figlio. E questo ragazzo ha denunciato un'intolleranza, allergie e intolleranze alimentari, e quindi lui può mangiare soltanto verdure e pesce.
E lui ha detto: vedi, adesso c'aveva qui le guance tutte gonfie, no? Dice, però di solito non sono così. Infatti poi ho visto, insomma, le cose che gli venivano contestate, perché poi l'ho cercato su internet per vedere com'era, se effettivamente fosse gonfia, insomma, per fare la tara, come dice Rita Bernardini, sulle cose che vengono raccontate, no? E effettivamente era gonfio. Anche altri suoi compagni mi hanno detto: vedi, di solito è così, uno secco, no? Ha detto: di solito è così, e invece adesso è così, che era un ranocchio gonfio. E dipende appunto da queste intolleranze alimentari. Lui è stato arrestato a maggio, e quindi da maggio fino a gennaio ha detto che lui si sta nutrendo esclusivamente di lattuga e tonno, però appunto delle volte non potendo, non essendo previsto nemmeno queste cose, mangia del latte, quindi si gonfia. Lui ha fatto anche un digiuno per chiedere di, insomma, l'alimentazione adatta, e ha poi chiesto anche un frigo in cella, e che però non gli è stato accordato, probabilmente proprio perché essendo figlio di un capoclan mafioso poteva sembrare un segno di distinzione, e quindi non gli è stato dato. Però diciamo la sua esigenza è reale, e quindi bisognerebbe provvedere con da questo appunto alla quanto. Sanità carceraria, lì appunto la domanda è abbastanza allora l'articolo 9 dell'ordinamento penitenziario, per esempio, dice che l'alimentazione che deve essere somministrata deve essere consona allo stato di salute della persona. Per quanto riguarda le infermerie, la dottoressa, insomma, è presente, anzi, ma pure soccorso, perché sono svenuta, ho avuto anche uno svenimento, e non ci sono problemi per le visite giornaliere, insomma, il servizio è sempre attivo. C'era la dottoressa che appunto visitava le persone che denunciavano, però il problema sono le visite specialistiche. Perché effettivamente tu devi ricorrere ai tuoi sanitari di fiducia personali, cioè li devi far venire da fuori, perché altrimenti per le persone che non hanno disponibilità, devono venire lì in carcere. Sì, per le persone che non hanno disponibilità di denaro non c'è assistenza sanitaria, insomma, se non fai in teoria bisognerebbe, cioè è la ASL che dovrebbe provvedere, e quindi fare delle traduzioni. Poi potrebbe andare lo specialista in carcere, sì, oppure altrimenti bisogna fare le traduzioni e portarle negli ospedali. Però diciamo negli ospedali li portano quando sono problemi urgenti, quando si tratta di cose più meno importanti, di problematiche meno importanti. Vedere chi è che stabilisce se è importante oppure no, perché certo, certe cose possono essere importanti, ma magari se non ti fanno la visita specialistica tu non lo sai che è importante, no? Chiaro. O l'estrazione di una radice, potrebbe sembrare una sciocchezza, però quello che ha la radice da estrarre soffre come un cane. Certo. Senti, queste persone appunto che mi hai detto che sono implicate in fatti di camorra, mafia e quant'altro, sono affidate ad educatori? C'è la possibilità di recupero? Sì, la possibilità di recupero c'è, però... Come si pratica? Lavoro in carcere, educatori, cose del genere? Lì non c'è niente, anzi, a parte che è una casa circondariale, e non una casa di reclusione, quindi non vengono organizzate attività di... ma non c'è proprio niente, neanche il calcio balilla, niente. E alla direttrice infatti abbiamo anche evidenziato, no, questa cosa, che insomma ci siamo resi conto, e lei ci ha risposto: a una casa circondariale, non una casa di reclusione. Però non... gli educatori non... diciamo la differenza per il pubblico dei libri TV. Allora, la casa di reclusione è dove si sconta la pena, quindi presuppone delle persone che siano già state condannate, e la casa circondariale è per quelle persone che sono ancora in attesa di giudizio, o ovviamente vengono ospitate anche persone che già sono state condannate, però tendenzialmente questo, no? Che dovrebbero anche stare separate in qualche modo. Sì, vabbè, quello lì sì, certo. Però saranno separate per sezioni, poi all'interno, cioè, diciamo che il regime di detenzione è una cosa, la detenzione effettiva è un'altra, cioè il regime, per esempio il 41 bis o alta sicurezza o media sicurezza attiene al regime di detenzione, quindi i benefici che possono essere concessi o meno. Poi lo stato detentivo viene adottato in considerazione del carattere della persona, delle esigenze, magari due persone che hanno la stessa età, due persone della stessa nazionalità, due studenti, due persone che hanno, che ne so, stessi
problemi simili, oppure che fumatori e non fumatori, per dire. Insomma, si cerca di venire un po' incontro il direttore, conoscendo le problematiche, dovrebbe andare incontro. E qui a Siracusa hai avuto l'occasione di parlare con qualcuno? Sì, ho detto già il caso di questo ragazzo. Di questo qua, sì, per quanto riguarda una storia, insomma, particolarmente anche attinenti, per esempio, ai fatti, perché appunto sono contestati. Beh, non si può parlare no, di processi in corso. No, questa... vabbè, giusto, è vero. È vero, va bene. E dopo Siracusa, il 5, sei tornata nel continente, sì, e sei andata a visitare Bibbia. Sì, è stata molto bella la visita, e veramente ci ha dato tanta speranza, diciamo gioia, perché le iniziative nel carcere, nella casa di reclusione... Sicuramente c'era anche Carlo Carletti, che salutiamo. Sì, allora sì, c'erano Carlo Carletti, poi c'era Emanuele Somma, poi c'era Franco Giacomelli, Franco magari. Giacomelli, sì, e poi c'era Marco Ciacconi, avvocato Marco Ciacconi, mi pare, adesso non, mi sfugge bene il cognome, e poi chi altro c'era? Ah, e Filiberto Vanti, di nuovo, ancora lui. E allora, diciamo, l'atmosfera che abbiamo trovato è stata bellissima, perché in questo carcere di primo impatto, allora, c'è da dire che sono pochi comunque detenuti, sono 324, e di questi 24 non c'erano perché erano in permesso premio fuori, e su 324 persone detenute ci sono 154 agenti in servizio. E, diciamo, il primo reparto che abbiamo visitato è quello delle persone che hanno avuto i benefici dell'articolo 21 e quindi escono per lavorare, e tra questi c'era Cosimo Rega, quindi ho conosciuto il famosissimo Cosimo Rega, che recita alla parte di Cassio in Cesare deve morire, no? E questa persona, il gastolano, che già ha scontato mi pare 38 anni in carcere, è una persona di... è dotata veramente di grande, grande umanità, ci ha comunicato delle cose, delle sensazioni bellissime, e lui dice questa cella è diventata, da quando ho scoperto l'arte, questa cella è diventata un carcere, perché per dire, insomma, veramente con l'arte lui si sente di essere fuori, quindi sta finalmente soffrendo, no finalmente, poveraccio, sta purtroppo soffrendo la limitazione della libertà personale. Cioè, finalmente però si è realizzato come persona, ha trovato lo sbocco, diciamo, di questa sua vena, no? E niente, lui ci ha raccontato che adesso sta facendo dei giri per istituti scolastici, soprattutto nelle zone di Roma a rischio devianza, perché lui sostiene che ai ragazzi bisogna dargli l'esempio del vissuto, e quindi spiegargli, vedi, io avevo una doppia possibilità, ho scelto quella sbagliata e mi ritrovo così, però insomma che l'insegnamento va dato nel concreto, insomma, che bisogna parlare alle persone con le cose pratiche. E in articolo 21 c'erano altre persone, in tutto dovrebbero essere 26 mi pare, forse di più, le persone che appunto sono, che godono di questi benefici, e sono tutti collocati in un reparto distinto rispetto agli altri, ne ha fatto proprio una sezione il direttore è il dottor Stefano Ricca, un napoletano simpaticissimo e di grande iniziativa, proprio con la passione del suo lavoro, e addirittura teme il momento di quando dovrà andare in pensione, perché cioè si vede che prende gusto nel suo lavoro, ha tantissime iniziative e la prende a cuore, insomma, si vede quando lui sta lì da 13 anni, no? E ci tiene. E niente, quindi Cosimo Rega e questi altri in articolo 21, molti di loro recitano nella compagnia teatrale che si chiama Stabile Assai, la compagnia teatrale di casa di reclusione di Re Bibbia, e hanno diversi progetti, diversi programmi, e hanno vinto per due volte di seguito il premio Troisi, hanno già fatto
820 spettacoli all'esterno e adesso il 3 febbraio al Teatro Italia di Via Bari andrà in scena Parole e Catene, tutte le opere sono scritte da loro e nella compagnia recitano sia agenti di polizia penitenziaria che detenuti. Allora, un'altra cosa bella, degna di nota, di questa casa di reclusione è che le squadre di calcio a 5, di calcio a 8, e di, diciamo, anche una squadra di pallavolo, la compagnia teatrale, tutto, sono squadre miste di persone detenute e di agenti di polizia penitenziaria. Questo perché, insomma, gli agenti sono anche un bel po' e perché il direttore dice che in mancanza di educatore lui si serve degli agenti di polizia penitenziaria per conoscere meglio le persone detenute e avviare un percorso di recupero, perché lui dice la pena deve essere personalizzata, così come recita l'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario che lui conosce benissimo e che applica soprattutto. E, perlomeno per quanto ci è stato da sì, vedere. Sì, l'impressione, certo. Ecco, sì, quello che, insomma, abbiamo visto anche parlando con le persone detenute. E niente, quindi questa compagnia teatrale fa questo lavoro il 3 febbraio, poi ha già rappresentato e uscirà al cinema Socialmente Pericolosi, che 24 persone della compagnia teatrale Stabile Assai hanno messo in scena anche con attori famosi che adesso non ricordo i nomi, Socialmente Pericolosi nei cinema. E poi questa compagnia teatrale per 8 anni di seguito ha portato in scena uno spettacolo al Teatro Parioli. Quest'anno invece sarà al Golden, al Teatro Golden di Via Taranto, dal 18 al 23 maggio. La compagnia Stabile Assai e l'opera è un'opera sulla morte di Borsellino. Adesso il titolo non me lo ricordo perché era un po' difficile. E una cosa da evidenziare è che in questa opera reciterà un detenuto settantenne che ha partecipato all'omicidio del giudice Borsellino e quindi magari verranno fuori dei retroscena finora o insomma delle dinamiche finora non conosciute. E le opere sono scritte proprio dai detenuti e c'è stato anche un ragazzo detenuto che ci ha recitato un pezzo di un'opera che sta componendo, preparando dal 18 al 23 maggio, sì. Sì. E invece il 3 febbraio al Teatro Italia di Via Bari, Parole e Catene, sempre compagnia Stabile. E poi il film Socialmente Pericoloso. Oh, che dire poi? Allora, per quanto riguarda lo sport, allora, per quanto riguarda il teatro, c'è l'AIX che si occupa di coordinare. E per quanto poi il responsabile dell'area. Diciamo c'è un direttore dell'area pedagogica che è il dottor Antonio Turco che diciamo è nato quasi, è cresciuto in quel carcere perché il papà ne è stato direttore per tantissimo tempo e c'è infatti anche in giardino un busto di bronzo, anche nel corridoio vari ritratti dedicati al papà. E poi la mamma pure svolgeva volontariato nel carcere, quindi insomma lui è proprio. E lui aiuta appunto queste persone detenute a elaborare, a portare in scena poi questi spettacoli. Lui suona anche, insomma fa un po' di tutto. E, allora, accanto all'attività culturale che è promossa anche dall'AIX, c'è l'attività sportiva. E che è la WISP che se ne occupa e c'è un circolo sportivo che si chiama Albatros e, all'interno dove vengono conservati i trofei, le foto e tra l'altro Mango, il direttore, diciamo il responsabile di questo circolo, ci ha fatto presente che mancava la foto di Marco Pannella che i detenuti chiedono e lui ci ha fatto richiesta tante volte e noi non abbiamo mai per cui ho preso l'impegno che come passo da quelle parti la porterò. E allora, diciamo, per quanto riguarda lo sport, la WISP ha messo a disposizione un istruttore di tennis che 2 volte a settimana va lì e la cosa che ci ha colpito è che tutte le persone che stavano giocando a tennis erano col completino da tennis perché appunto anche questa insomma è una cosa molto importante e sono circa 20 ragazzi. Questo riguarda sia la parte maschile che femminile.
noi eravamo nella casa di reclusione maschile. Okay. Solo maschile, sono tutte separate, quella sì. femminile è proprio un altro civico, un'altra cosa, l'avevamo visitata lo scorso anno. Che ci sono anche i bambini, no? Ci sono no, questo qui non c'entra niente, il reparto maschile. E poi c'è una squadra di calcio a 5. Ah, ecco, un'altra cosa da dire è che la squadra di calcio a 11, sì, e per 2 anni di seguito ha vinto il premio Fair Play al Palio di Roma, che è una disputa che si svolge fra 450 squadre, e appunto l'ha vinto la loro squadra. Poi hanno una squadra di calcio a 5, una 8, una 11, e poi hanno i Ranocchi, che sono una squadra di pallavolo. E ripeto che in tutte le squadre c'è una composizione mista di persone detenute e di agenti di polizia penitenziaria, perché tanto devono andare per controllarli, dice, tanto vale che giochiamo pure noi, insomma. Allora abbiamo diciamo che c'era un reparto allenamento. Sì, c'era un reparto chiuso perché è in ristrutturazione, e un altro che invece era stato appena ristrutturato, il più bello. E in questo reparto la cosa che abbiamo potuto constatare subito è che i fornelli, cioè un lavandino e i fornelli della cucina nella stanza, e laddove in tutte le altre carceri che ho visitato si cucinava in bagno, cioè il lavandino del bagno era ad uso promiscuo sia per la pulizia personale, l'igiene personale, che per cucinare. E, insomma, diciamo, questo qui invece rispetta un po' agli standard europei, che il lavandino sta nella stanza. E il direttore, che ormai è diventato il mio mito, se sarà capito, ci ha detto che queste qui sono stanze sono locali per il pernottamento, dice il regolamento, e quindi lui cerca di farceli stare nelle stanze il meno possibile. Infatti dice, ci sono questi larghi corridoi, no? Le celle sono a destra e a sinistra, questi larghi corridoi larghissimi, bisognerebbe sfruttarli per mettere, non so, dei tavoli e sedie tipo mense, in modo che lì possano attuare questa socialità di sia mangiare insieme e sia, non so, giocare a carte o organizzare cose, insomma, stando seduti e tutti insieme, non che uno va a fare visita all'altro nella cella. Una vera comunità, insomma. Sì, o che si sta nel corridoio in piedi, insomma. E questo nuovo reparto, indubbiamente ci sono i metri, c'è tutto quanto, e ci siamo fermati a parlare con questo signore che studia giurisprudenza. Da dire che, ecco, nella casa di reclusione vengono anche dei tutor per assicurare e per aiutare, diciamo, le persone a studiare nelle materie universitarie. E allora questo signore che studia giurisprudenza era detenuto per rapina a mano armata, non so che altro, e lui insomma, si dispiaceva tanto del fatto che detenuto in un'altra cella c'era pure il figlio, che lui aveva probabilmente coinvolto, non lo so, e era molto contento del fatto che il figlio a giorni aveva l'udienza di revisione del processo, perché sembra che ci fosse un poliziotto che poteva testimoniare che il figlio il giorno della rapina stava da un'altra parte. E niente, lui quindi ci ha raccontato dei suoi nipotini, delle sue cose, e io gli ho chiesto di vedere i libri. E effettivamente erano sottolineati, cioè non è che fanno finta di studiare, l'ho interrogati, e insomma no, studiano. E anzi, c'era pure il suo compagno di cella che diceva che questo qui è uno che rompe, perché dice che si mette a ripetere, lui era infastidito dal fatto che ripetesse queste materie. Studia pure lui, insomma. No, lui non voleva studiare, vabbè, era infastidito. E poi invece uno studio passivo. Sì, per quanto riguarda la parte vecchia, no, le celle erano brutte, però insomma quello lì, adesso il direttore ha detto che lui già ha 1 milione di euro da parte delle tasse ammende, che serve un altro 1 milione, o altri 2 o 1 mi pare, e per poter ristrutturare tutte le sezioni. Nel frattempo sta ristrutturando una sezione. E non lo so che altro su questo. Diciamo di nuovo il nome di questo direttore, così. Stefano Ricca. Perfetto. Dottor Stefano, insomma, Ricca. Ah, ecco, poi un'altra cosa che voglio dire è che recentemente i detenuti sono andati ad assistere alle prove generali di Riccardo Muti al Conservatorio di Santa Cecilia, e anche lì il direttore o il direttore dell'area pedagogica, Antonio Turco,
riuscito a trovare che insomma due volontari si recheranno una volta a settimana da fine gennaio nel carcere anche per le lezioni di musica. Insomma sembra più una scuola d'arte che una casa di sì, revisione, veramente rispetto di arte a certi... e sport. Sì. Infatti, sì, infatti. E comunque la cosa bella è che c'è molto spirito di comunità e secondo me questo qui dipende dal fatto sì che sono pochi, ma soprattutto dal fatto che appunto si organizzano tutte queste attività in modo misto, cioè agenti e persone detenute. E effettivamente il direttore ha detto che lui si avvale appunto degli agenti per conoscere meglio, e effettivamente gli agenti fanno un buon lavoro, insomma riescono a intuire. Per esempio, ecco, nel reparto nuovo il direttore ha mandato le persone che ha giudicato, che gli agenti gli hanno riferito essere i più meritevoli, che poi non li conoscono solo così per vederli, ma li conoscono anche nella dinamica del gioco o del certo, lavoro, è un modo della presentazione, per conoscere, e quindi viene certo fuori un po' il carattere, anche si vede se questa persona in che cosa bisogna aiutarla, dove sta la devianza, diciamo, no? E poi appunto ho visto che c'era un grande animo di venirne fuori da parte dei detenuti, e voglia di ricominciare, voglia di fare le cose, insomma. E questo qui appunto che cosa vuol dire? Che se tu gli dai un'alternativa, se tu gli crei un interesse, una cosa, forse le persone possono cambiare, perché nella casa di reclusione ovviamente ci sono tutte persone condannate, non è che c'erano persone in attesa di giudizio. Le persone straniere non erano molte, e in massima parte appunto romeni, poi c'erano due dal Ghana, no, uno dal Ghana, due dal Mali, e venivano un po' da posti strani, mi pare anche due cinesi, e insomma di però insomma tra le varie carceri che tu hai, ah, sì, più hai, bello. Ecco, hai visitato, questo sì, è sicuramente sì. L'impressione migliore ti ha fatto, sì, no, tante iniziative, tante persone detenute che veramente, cioè tu dici ma queste qui sono delle bravissime persone rispetto a tanti che stanno fuori, insomma, no? Perché poi quelli che stanno fuori magari non sono stati beccati, e quindi però si vede che stanno cambiando, che insomma il percorso di recupero c'è. Sì, si potrebbe pensare quasi di fare una specie di premio al miglior carcere che c'è, nel senso che potrebbe anche essere incentivante, se un riconoscimento potesse essere dato al lavoro di funzionari delle pubblici, e anche appunto al resto della comunità, infatti, al resto della comunità penitenziaria che in qualche modo si adopera per il recupero di queste persone. Potrebbe anche essere un'idea per creare una competizione positiva a migliorare, anziché ricordiamoci, ecco, che poi c'erano tante persone in permesso premio, c'erano ben 46 persone. Questo qui significa che le persone vengono valutate, perché tu il permesso premio lo dai nel momento in cui constati che questa persona insomma sta facendo qualcosa di positivo, no? Quindi 46 persone in permesso premio vuol dire che sì, si instaura un rapporto anche di fiducia, insomma. Sì, però questo qui che cosa significa? Che è bravo senz'altro il direttore, sono bravi senz'altro tutti gli agenti, gli assistenti, i collaboratori, però significa pure che dove il numero è ridotto tu puoi lavorare sulle persone. E quindi per questo motivo penso che l'indulto, l'amnistia siano necessari, insomma, no? Perché riducendo il numero delle persone puoi lavorarci sopra, perché queste persone poi escono, e quando escono tornano a delinquere. Allora lì abbiamo l'occasione, che ce l'abbiamo tutti insieme, e poterci lavorare sopra. Poi li devi prima prendere e ricominciare tutto da capo. Certo. Cioè, conviene, diciamo che il dovere dello Stato di recuperarli è un dovere, sì, verso i detenuti, ma soprattutto verso i cittadini, perché queste persone, certo, poi certo, Tu le fai uscire, che tornano a delinquere. Beh, il carcere è welfare, non c'è niente da fare, si aiutano le persone affinché non siano più pericolose per se stessi e per gli altri. Insomma, la negazione invece, che quando accade appunto i fenomeni di tortura vera e propria, di privazione della dignità, in cui le persone entrano in un certo modo e così escono peggiori. Bene, vuoi aggiungere qualche altra cosa per chiudere questa nostra conversazione? No. Perfetto. Allora ringraziamo Maria Laura Turco, ringraziamo ovviamente grazie a Liberi TV. Ringraziamo anche il Partito Radicale che si occupa di questo argomento. Ringraziamo Rita Bernardini. Ringraziamo Rita Bernardini, che è attiva, perché lei fa pervenire prima che voi arriviate della modulistica per fare. Sì.
per avere il numero dei detenuti, il numero degli agenti, il numero dei suicidi, tutto, insomma, un po'. E questa però la compilano diciamo, gli amministratori del carcere, insomma, direttore. Il direttore. Sì. Sono collaborativi generalmente? Sì. Anche perché insomma viene una persona abbastanza ecco, insomma, cioè, erudita, lo facciamo per aiutare le istituzioni. Quello che manca soltanto è che riesca a essere eletta garante dei detenuti in Abruzzo. Speriamo che si sblocchi molto anche di questa più. Cosa. Io la farei ministro. Le facciamo questi auguri. Grazie ancora a Maria Laura Turco.